Le gite di Don Bosco avevano una tappa obbligata a Chieri, dove il santo visse 10 anni, dal 1831 al 1841. Andiamo subito al centro visite, nella via principale della città. Qui il santo ha studiato e frequentato il seminario, dove ora è allestito il piccolo museo multimediale, proprio in quelle camerate dove Don Bosco e i suoi compagni di studi furono testimoni dell'apparizione di Luigi Comollo, un loro compagno morto pochi giorni prima. A Chieri, ogni via, ogni piazza, ogni chiesa è stata testimone di un qualche episodio legato alla vita di Don Bosco. Ad esempio, in piazza Cavour, il santo radunava i giovani della Società dell'Allegria, mentre in piazza Mazzini Don Bosco abitò qualche tempo e in questo palazzo medievale lavorò come apprendista falegname. Ma vale la pena di visitare Chieri indipendentemente dalla vita del santo. Saliamo a San Giorgio, che domina la città, con il suo curioso campanile, un tempo torre civica. Dal piccolo e silenzioso piazzale antistante la chiesa, guardiamo i tetti del centro storico di quella che fu una importante città medioevale di potenti banchieri e grandi tessiture. Scesi in piazza Mazzini, scorgiamo il cinquecentesco arco trionfale che sovrasta la via principale, sulla quale, a poca distanza, prospetta la sinuosa facciata di San Filippo. In piazza Cavour, la chiesa di San Bernardino offre al visitatore i giochi di luce e di volumi della cupola barocca di Bernardo Vittone. Medioevo ha lasciato a Chieri tracce significative, come la trecentesca chiesa dedicata a San Domenico. Ma è il Duomo del XV secolo che attira la nostra attenzione con la sua facciata larga e non particolarmente alta, che manifesta però la tendenza ascensionale del gotico. Nel battistero scopriamo i vivaci affreschi quattrocenteschi di Guglielmetto Fantini.